Oggi parliamo di diversity management, che cos'è e i vantaggi che comporta all'interno di un'organizzazione. Lo facciamo con Valentina Sangiorgi, direttrice delle risorse umane di RANSTAD. Buongiorno. Cos'è il diversity management e perché sta diventando sempre più importante nella gestione del personale? Ma il diversity management eh, nasce negli Stati Uniti all'inizio degli anni 90, mh, approfittando della ricchezza di patrimonio e di diversità che esiste dentro le organizzazioni. L'elemento più interessante è probabilmente dato dal fatto che eh, il, la diversità può essere una leva per accrescere le competenze dentro le organizzazioni, per il progresso, per la creatività, perché avere punti di vista diversi, esperienze diverse, background diversi è un elemento di grande crescita sia per i singoli che per le organizzazioni. Nell'ambito delle risorse umane per ogni persona si esaminano due categorie di diversità, quelle primarie e quelle secondarie. Ci può spiegare in cosa si differenziano? Allora, le diversità primarie diciamo, sono quelle legate a caratteristiche immodificabili delle persone, all'etnia, all'età che si ha, eh, all'essere nati in un certo posto. Quelle secondarie invece sono delle diversità eh, diciamo, eh, modificabili e che possono essere diverse eh, nel corso degli anni della vita di una persona e quindi sono il ruolo che si ha dentro un'organizzazione piuttosto che gli studi che si sono effettuati. La cosa interessante di questa definizione che di per sé potrebbe sembrare semplicemente una definizione accademica è che le diversità in realtà Uh, non sono solo di un gruppo di persone, tutti noi potremmo essere sostanzialmente in un contesto diverso, dei diversi, e avere il tema no? della nostra integrazione e della nostra diversità. Se penso, per esempio, al caso di Ranstad, io so per ruolo che ci sono state una serie di persone di chiaramente nazionalità diversa, ma anche di orientamento diverso dal punto di vista sessuale, piuttosto che di um, religioni diverse. Eppure questo non è mai stato un elemento diciamo, messo sotto il riflettore, è, proprio, è stato un elemento non notato, tanto che probabilmente nemmeno si sa che la collega X era di religione musulmana e, o, o buddista. Eh, sono elementi proprio che fanno parte del nostro patrimonio in modo molto naturale. Come si applica il diversity management e quali sono i vantaggi che comporta una persona o un'organizzazione? Come dicevamo prima, mh, diciamo, eh, il vantaggio... Okay, per il singolo che è, ha una diversità o si sente una diversità, il vantaggio è quello dell'essere non solo accettato e inglobato in un certo tipo di cultura, ma che il fatto che la sua diversità possa diventare un plus, un valore aggiunto, eh, da cui addirittura i colleghi, l'ambiente attorno possa attingere eh, diciamo per una crescita eh, della, della community. Io credo che il vantaggio più grosso proprio sia quello della community che va a, diciamo, a crescere le proprie possibilità di pensare out of the box, di avere un pensiero laterale, di essere assolutamente in grado di vedere le cose da punti di vista diversi. Soprattutto per le donne da tempo si parla di pari opportunità. Il concetto del diversity management è qualcosa che supera questo tema? Pari opportunità significa dare la possibilità dell'ingresso o nel mondo del lavoro o una volta entrati nel mondo del lavoro la possibilità di accedere a delle posizioni che hanno una natura più maschile, non tanto una natura quanto una storia più maschile. Il diversity management fa un passaggio ulteriore ed è una volta che ho consentito la possibilità alle donne di entrare dentro l'organizzazione, come faccio a trarre un vantaggio per le donne stesse ma per tutta l'organizzazione da questo ingresso? Quindi, diciamo, è un aspetto più evolutivo del tema della diversità rispetto soltanto, con tutto il rispetto, delle pari opportunità. La gestione della diversità in Randstad, per esempio, è quasi contraria: nel senso che eh, in alcune situazioni sentiamo la necessità di introdurre qualche elemento maschile per compensare no, le caratteristiche femminili dei gruppi di lavoro. Anche in questo senso, gestire la diversità vuol dire creare dei giusti mix dentro l'organizzazione. Ringraziamo Valentina San Giorgi, direttrice delle risorse umane di Ranstad. Grazie a lei. E noi vi vediamo appuntamento alla prossima puntata del Colloquio sul lavoro.